Ben ritrovati a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di un file manager, ovvero un gestore dei file archiviati sul nostro PC che funziona da terminale e si chiama MC. Allora, diciamo che questi video che parlano di programmi, di software, che funziona esclusivamente nel terminale, sono diventati col tempo un po' come le ciliegie, no? Insomma, uno tira l'altro. Adesso sono arrivato a volervi presentare anche un file manager, dopo che vi ho già presentato un browser, un gestore di password, un foglio di calcolo, eccetera, eccetera. Insomma, sono partito così, quasi per caso, con un primo video e poi appunto l'idea ha cominciato a prendere forma, mi sono informato in rete e uno dopo l'altro sono arrivati un po' tutti questi video di alternative di software da terminale, quindi decisamente più leggere, che non richiedono tutta l'infrastruttura di un desktop grafico come Unity, per esempio, in questo caso. Eccetera, insomma, un po' per curiosità, un po' per cultura generale, che male non fa conoscere anche queste alternative da terminale, e in più, e forse soprattutto, male non fa avere installate sul proprio sistema Linux queste alternative da terminale in caso ci siano dei problemi con l'infrastruttura grafica del proprio sistema operativo. Infatti, anche se non dovrebbe mai succedere, ma chi lo sa, potrebbe anche succedere che un giorno arrivi un aggiornamento dei driver grafici per la vostra scheda grafica, del vostro video e c'è un difetto in quel pacchetto. Perché no? Succede col kernel, figuriamoci se non può succedere con i driver grafici, peggio ancora con quelli proprietari, eh? E quindi chissà mai che un giorno ci troviamo dopo un aggiornamento a riavviare il nostro PC e la parte grafica, il nostro desktop, non parte più, non ci arriviamo e quindi ci resta esclusivamente la console, il terminale, insomma. Linux comunque ha sempre l'alternativa di poter partire senza la grafica, senza la parte grafica. Ed ecco che grazie a questi strumenti, questo che vi presento in questo video e a quelli che vi ho già presentato nei video precedenti, e magari anche in futuro in altri strumenti, se capiterà, dovesse capitare ancora l'occasione di imbattermi in qualcosa di interessante, perché no? Dicevo, male non fa avere queste alternative che ci faciliterebbero sicuramente la vita, dovendo gestire temporaneamente il nostro sistema esclusivamente da terminale. Ecco, insomma, questi programmi possono aiutarci, a non, dover affrontare esclusivamente il terminale così, con la linea, il prompt dei comandi e basta, ma avendo degli aiuti grazie appunto a questi programmi, queste alternative che non necessitano di grafica, di server grafico della parte grafica. Ecco, quindi fatta questa doverosa premessa, tra l'altro, scusate, piccola parentesi ancora, visto che questi video sono diventati, diciamo così, più di uno, li ho anche raccolti in una playlist, per conto loro sul mio canale, la quale playlist, se cercate, appunto, non sono tantissime le playlist sul mio scusate, sul mio canale, quindi se scorrete l'elenco delle playlist troverete sicuramente quella che parla delle alternative da terminale di programmi più noti e più utilizzati in ambiente grafico. Ecco, voilà, chiusa la premessa, partiamo con la presentazione di questo file manager che si chiama appunto MC. Dunque, questo video, appunto, come ho detto nella mia premessa, presenta un ulteriore programma che funziona solo nel terminale. E in questo caso stiamo parlando di file manager, cioè di file manager, cioè di un programma che può degnamente sostituire un suo omologo con interfaccia grafica. Per esempio, possiamo parlare di Nautilus, o quello che si chiamava Nautilus, nell'ambiente grafico GNOME o GNOME, che ora si chiama File. Praticamente il file manager classico adottato da Ubuntu da sempre, dalla sua prima versione,
è questo che si chiamava appunto Nautilus e ora si chiama File. Comunque è pur sempre la stessa cosa. Questo è il file manager standard classico di GNOME, dell'ambiente GNOME o GNOME. Ci sono altri file manager, ovviamente per KDE al suo, eccetera, eccetera. Comunque il succo del discorso è che tutti questi file manager per funzionare richiedono appunto tutta l'infrastruttura grafica, un desktop grafico come lo vedete qui, Unity in questo caso. MC invece, ovvero MC è proprio questo, era un programma che permette di gestire file a cartelle, né più né meno come lo fa File, ma che fa anche altre operazioni. Come vedremo sotto elencherò, diciamo, in modo succinto le potenzialità, le funzionalità di questo MC e fa anche di più che gestire file e cartelle. Comunque, diciamo, il suo scopo principale è gestire file e cartelle. E lo fa appunto senza necessità di interfaccia grafica, come sempre con tutti, quando si parla di questo tipo di programmi che funzionano nel terminale, con tutti i suoi limiti, ma anche con tutti i suoi pregi, ovvero lo sappiamo già, la leggerezza, eccetera, eccetera, le poche risorse richieste, eccetera, eccetera. Il nome MC sta per Midnight Commander. Ecco, chi si intende di queste cose, chi bazzica da tempo l'ambiente Linux, sicuramente conosce Midnight Commander, che fra i vari file manager da terminale, credo di poter dire che sia il più noto, sicuramente il più diffuso, il più conosciuto. Allora, dunque, è un programma fatto per funzionare da terminale, tuttavia, questa è una particolarità di Midnight Commander, se usato comunque in un terminale, ma all'interno di un ambiente grafico, riconosce anche il mouse. Cosa voglio dire? Facciamo pure partire Midnight Commander, quindi MC. Ecco che ho già preparato qui un terminale un po' con la superficie un po' più estesa, si fa MC, Enter. E parte questo file manager. Ecco, con questo punto cosa voglio dire che riconosce anche il mouse? Che se voi in questo momento, o meglio, facciamo finta che il mio PC in questo momento l'abbia fatto partire solo con l'interfaccia caratteri, quindi a terminale, non grafica, Midnight Commander funziona naturalmente solo con le scorciatoie da tastiera, con i tasti funzione, eccetera, eccetera. Niente mouse, ovviamente, non avendo attivata la parte grafica. In questo caso il mio PC è attivo con la parte grafica Unity ed ecco che questo particolare programma funziona anche con il mouse. Per esempio, se faccio clic qua sul menu in alto, per esempio la voce sinistra, faccio clic con il mouse, vedete che mi si apre il menu. E tutta la finestra di Midnight Commander, pur essendo un programma esclusivamente da terminale, vedete che reagisce anche ai clic del mouse. Ecco, questo è importante perché finora non era valido o non così spinto in altri programmi che ho presentato in precedenza. Ecco, posso uscire, esci, sì, vedete, ho fatto tutto con il mouse, senza tasti, senza usare la tastiera. Quindi questa è una caratteristica particolare di Midnight Commander. Poi, come si installa? Lo dico sempre in tutti questi video. Si installa semplicemente da Ubuntu Software Center, quindi è presente nei repository ufficiali. Si apre Ubuntu Software Center, si cerca per esempio Midnight e uscirà una voce che mostra appunto l'installazione del programma MC. Se il pacchetto credo si chiami MC, comunque voilà, cercate Midnight e esce quello che avete bisogno. Una volta installato, avete visto, l'ho già avviato, avete visto l'interfaccia come si presenta all'avvio. Ecco. Come già per altri video, adesso nei prossimi punti vi presento per sommi capi le caratteristiche di questo programma, giusto per dare l'idea delle sue potenzialità. Non entro naturalmente in tutti i dettagli, perché come anche per altre occasioni di questi programmi, alcuni sono anche complessi con tante opzioni e ci vorrebbero ben più di un singolo video per presentare fino in fondo in dettaglio tutte le caratteristiche di questi programmi. E anche Midnight Commander MC non fa eccezione, ha
molte funzionalità che naturalmente qui non vediamo una per una, magari solo elencate, citate per sapere che esistono, ma poi il singolo, voi che state guardando questo video, se siete interessati a diventare esperti di MC, avete i manuali, le istruzioni, i tutorial in rete, tutto quello che volete, potete sempre approfondire. Questo video serve proprio, come dire, per rompere il ghiaccio, per farvi conoscere il programma che esiste. E poi, se siete stuzzicati, interessati, incuriositi, potete sempre approfondire maggiormente. Ecco, allora, vediamo, quindi partiamo col vedere un po' le caratteristiche di questo programma. Quindi lo riavvio, così l'abbiamo sott'occhio, MC Enter, eccoci qua. E partiamo un po' con l'elenco che mi sono fatto nella mia scaletta. Allora, come tutti i file manager permette le classiche operazioni, ovviamente, di copia, sposta, cancella, rinomina, eccetera, eccetera. Ovvio, se no, che file manager sarebbe? Subito una nota di attenzione, però, a differenza di Nautilus File o altri file manager che funzionano in ambiente grafico, questo file manager non gestisce il cestino. Quindi le cancellazioni non depositano i file nel cestino, ma sono definitivamente cancellate subito dopo la conferma. Sono definitive le cancellazioni. Ecco, attenzione, questo è importante perché se fate delle prove, installate questo programma per provarlo anche voi, quando volete provare per esempio la funzionalità di cancellazione del file, tenete presente che lo perdete, non va nel cestino. Quindi non finirà qui, poche parole, non finirà nel cestino. Questa è una nota d'obbligo, attenzione. Forse l'unica cosa particolarmente differenza, diciamo, possiamo pur dire manchevolezza al giorno d'oggi, che siamo tutti abituati ad avere il cestino nelle nostre interfacce grafiche, forse l'unica manchevolezza di questo programma rispetto ai file manager grafici è proprio questa, l'unica grossa differenza da conoscere bene. Poi, vediamo un po', l'interfaccia funziona tutta con tasti funzione ovviamente, o combinazione di tasti, ovvio, perché anche se vi ho appena detto che il mouse può agire su questa interfaccia all'interno di un terminale in ambiente grafico, noi dobbiamo tener conto che il nostro scopo è avere a disposizione un file manager che funzioni esclusivamente a terminale. Quindi il mouse lo dimentichiamo, ecco. Facciamo finta di non averlo e iniziamo a usare solo la tastiera e i tasti funzione. Come è strutturata questa interfaccia? Che magari a prima vista può sembrare un po' confusa, non lo so, magari chi non ha mai visto questo tipo di file manager magari resta un po' così abituato a questo tipo, magari in un primo momento si resta un po' spiazzati a vedere questo tipo di file manager, però vedrete che appena vi spiego come è strutturato troverete anche i vantaggi di una struttura di questo tipo. Allora, la prima riga in alto è il menu principale, vabbè, l'abbiamo già vista prima, questa qui, la prima riga, con scritto sinistra, file, comandi, opzioni, destra, questo è il menu principale dell'applicazione. Come lo si raggiunge quel menu principale lì? Lo si vede con l'ultima riga qua in fondo, dove ci sono dei tasti funzioni numerati, le funzioni principali che aiutano come promemoria a capire quale tasto funzione usare. Ecco, dall'1 al 10 si intendono i tasti funzione. Cosa sono i tasti funzione? Quelli che sulla tastiera del vostro PC solitamente si trovano nella prima riga di tasti in alto, che si chiamano e si chiamano F1, F2, F3 fino all'F12. Ecco, questo 1 vuol dire F1, 2 vuol dire F2 e questi si chiamano i tasti funzioni sulla vostra tastiera, sempre nella riga in alto. Che io sappia, almeno non ho mai visto tastiere dove quei tasti funzioni fossero da un'altra parte. Ecco, li ho sempre visti nella prima riga in alto e così è anche per me, dall'F1 a sinistra fino all'F12 verso destra, la prima riga in alto. Ecco, tasti funzione, quindi per aprire il menu in alto, attenzione, non è l'F2 menu perché questo è un menu contestuale, non c'entra, ma apri menu e l'F9, quindi il tasto funzione 9. Voi premete F9, attenzione, prima devo dare fuoco alla finestra, F9 e
vedete che si è attivato in cima. Vedete, qui è diventato scuro il primo menu a sinistra, e poi con le frecce della tastiera, le frecce su e giù, destra e sinistra, si va a scorrere il menu in orizzontale, e le frecce su e giù si vanno ad aprire le varie voci di menu. Ecco, si vanno a scorrere le varie voci di menu per scegliere quale usare. Ok? Quindi qui si scorre con le quattro freccette, su e giù, rispettivamente in qua e in là. E questo è il menu principale. Per uscire dal menu, un paio di volte Escape e si abbandona il menu. Il tasto Escape, che credo anche lui sia sempre in alto a sinistra, il primo tasto di solito in alto a sinistra. Vabbè, andiamo avanti, giusto a descrivere per iniziare tutta l'interfaccia di MC prima di andare in ulteriori dettagli. Quindi abbiamo detto la prima riga è il menu principale, la parte centrale è quella che occupa la parte più grande della finestra, tutta questa in blu-azzurro, è naturalmente dedicata all'elencare i file e le cartelle, ovviamente. E forse l'avrete già notato, ma è diviso in due elenchi, questo pannello centrale grande azzurro, in due elenchi, uno a sinistra, come recita anche il menu qui in cima alla prima voce, e uno di destra, come recita anche l'ultima voce a destra del menu qua sopra. Cosa significa questo? Che MC lavora sempre con due alberi affiancati di cartelle e non necessariamente devono presentare, ovviamente, se no che scopo avrebbero, la stessa disposizione sia a destra che a sinistra. Ecco, quando lo si apre, si apre nella nostra home da entrambe le parti, vedete posizionato nella nostra home sia a sinistra che a destra, ma uno dei punti di forza, io trovo, di MC è proprio che questi due alberi di cartelle affiancati sono indipendenti uno dall'altro, ovvero a destra posso navigare dove voglio nel mio albero di cartelle, indipendentemente da dove mi trovo a sinistra. E questo aiuta anche per l'operazione dei file, sposta, copia, eccetera, eccetera. Ecco, avete già capito che non è che è interessante questo programma, perché al contrario, se vogliamo, di file, l'evoluzione del quale ha fatto sparire la possibilità di suddividere la finestra in due, fino alle versioni precedenti, anche il file manager di GNOME prevedeva il tasto F3 che suddivideva in due, potevate vedere in due zone diverse del file system nella stessa scheda. Adesso non si può più, quindi è sparita una funzionalità che invece MC presenta, uno dei suoi punti di forza, e non è male questo. Poi andiamo avanti a descrivere l'interfaccia. La prima riga in basso, questa, che vedete qua, questa qua, visualizza dei suggerimenti di utilizzo di MC che cambiano ad ogni operazione che si fa, quindi ogni tasto funzione, ogni cancellazione di file, copia, incolla, navigazione nelle cartelle che cambio a destra o a sinistra, insomma, tutto, qualsiasi cosa che faccio, questa frase qui sotto in basso cambia. Questa frase cambia e ognuna di queste frasi suggerisce, mostra come fare una certa operazione in MC, quindi è un po' un aiuto scorrevole, come dire, continua a cambiare ad ogni operazione che si fa. A volte, se ci cade l'occhio, può essere interessante leggere cosa viene descritto qui per imparare magari una nuova scorciatoia da tastiera, eccetera, eccetera. Quindi è un campo di testo variabile che cambia ogni volta. La riga successiva, ovvero quella un po' più sotto, questa, è il prompt dei comandi, come se, esattamente come questo, come se fossimo a terminale qua. Questo ripropone all'interno del file manager, quindi abbiamo attivato MC, ma essendo un programma che funziona a terminale, ci dà anche l'opportunità di non dover uscire dal programma per usare un comando da terminale, ma ci dà anche questo spazio per poter eseguire dei comandi. Quindi, non so, qui faccio man mc per visualizzare il manuale di mc a terminale, qui esce man mc e lo posso fare esattamente anche qui, è proprio ripropone la shell dei comandi, il prompt dei comandi, ops, scusate, man mc, e vedete che mi ripropone esattamente la stessa cosa, poi esco Q e ritorno al mio file manager, esattamente come qui che torno al mio terminale. Quindi
È veramente interessante questo MC, molto ben strutturato. Vedete, mi dà anche la possibilità di avere il terminale a disposizione. Poi l'ultima riga in basso, l'abbiamo già citato un attimo fa, presenta i tasti funzione. Ho già spiegato quali sono i tasti funzione, sono quelli dall'F1 in questo caso fino all'F10, anche se il vostro PC arriva fino a F12. F1 fino a F10 sono i tasti funzione, uno per l'aiuto, per il menu contestuale, per mostrare i dettagli, il contenuto di un file, i dettagli di un file, per modificare un file, per copiarlo, per rinominare o spostare un file, per creare una nuova cartella, cre dir, quindi crea directory o directory. Questo il 6 è rinomina, sposta, elimina per eliminare un file, apre menu, l'abbiamo già usato prima per aprire il menu principale sopra, e 10 per uscire da MC. Ecco, questo in sostanza è il menu principale, cioè la disponibilità di tasti funzione principale, non l'unico, ma ok, e in alternativa ai tasti F1, F10, tasti funzione F1, F10, c'è anche un'alternativa che si possono usare le combinazioni tasti usando sempre il tasto Escape con il numero corrispondente. Quindi l'aiuto, questo qua, l'aiuto, si può richiamare con il tasto funzione F1, oppure con la combinazione Escape e 1. Tenendo premuto Escape e il numero 1 della tastiera, vedete che esce l'aiuto. Il 10, siccome l'Escape accetta un solo numero successivo, il 10 dobbiamo premere lo 0, eh? Lo 0 sta per 10, quindi se voglio uscire da MC con la combinazione Escape faccio Escape 0. Oh, prima devo mettermi. Ok, scusate che qui non avevo il fuoco sulla mia scaletta, ma non in MC. Allora, Escape 0, vedete che mi esce il dialogo di conferma. Vuoi veramente uscire? Sì, no. Mi sposto con la freccetta a destra, freccetta della tastiera a destra, perché non voglio uscire. Enter e non sono uscito. Vabbè, questo non. Può essere importante o meno da conoscere. Comunque, vabbè, se avete problemi con i tasti funzione, preferite usare Escape. Ricordate Escape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 al posto di F1, 2, 3, eccetera, fino al 10. Poi, per rinunciare ad un'operazione, questo l'ho già citato anche prima uscendo dal menu principale, per rinunciare a un'operazione o qualcosa che avete iniziato, ma anche proprio al menu, apro il menu principale di nuovo. Ecco, ho attivato il menu, quindi non posso fare nient'altro che girare nel menu. Per abbandonarlo, si preme un paio di volte il tasto Escape, si abbandona qualsiasi cosa stia facendo e torno alla normalità. Vedete, ho chiuso il menu principale, quindi un paio di volte Escape se volete rinunciare a qualcosa e rinunciate. Un paio di combinazioni di tasti utili che non sono evidenziati nel programma, cioè non sono così intuitivi, non sono così visibili subito a primo colpo d'occhio, sono questi. Ecco, li cito qua. Quindi per selezionare o deselezionare singoli file, usare il tasto INS, cioè il tasto INSERT della vostra tastiera, quello che vi permette di attivare la sovrascrittura oppure l'inserimento del testo, per intenderci, è il tasto INS. Che lì dipende dove è posizionato, dipende dalle tastiere. Ecco, da me è in alto verso destra, magari qualcun altro ce l'ha in un'altra posizione. Comunque si chiama INS questo tasto, INSERT, e quindi per selezionare singoli file si può usare, cioè si deve usare questo INS, sia per selezionare che per deselezionare. Per esempio, se entro, vediamo un po', adesso entro in una cartella, quindi per navigare fra le cartelle, ma avete capito, si funziona, la navigazione funziona con le frecce della tastiera, su e giù o qua e là, a dipendenza di dove si può andare. Adesso sto andando su e giù con le mie freccette della tastiera. Entro qui, ecco qui ci sono un po' di file, vedete delle immagini PNG. Se voglio selezionare per farci qualcosa, che adesso non sono selezionate, premo il tasto INS, quindi, e vedete che diventa un giallino, cambia colore. Quindi quell'immagine selezionata, voglio selezionare anche questa, vedete ne ho selezionate due. Per deselezionarle, quindi per non più averle selezionate, premo di nuovo INS sullo stesso file e torna deselezionato. Vedete, quindi INS
È un po' come un interruttore, seleziona, deseleziona. Ok? Rispettivamente, MC è strutturato in modo che tenga memorizzata anche la cronologia delle vostre navigazioni nelle cartelle, ma anche dei comandi da terminale che fate all'interno di MC. Ci sono quindi due tipi di cronologie. Usando la combinazione tasti Alt più H maiuscolo, rispettivamente ESC più H maiuscolo, esce, viene visualizzata la cronologia della navigazione fra le cartelle, che è questa sopra, quella che sto facendo adesso qua, tipo, ecco, navigare fra le cartelle, andare su, tornare su nella home, eccetera, eccetera. Questa navigazione viene storicizzata, viene tenuta in una cronologia che può essere richiamata con una di quelle combinazioni tasti a vostra scelta. Quindi se uso Alt H maiuscolo, vedete che è uscita qui, per esempio, sto agendo sul pannello di sinistra dell'elenco file cartelle, vedete che qui mi ha già messo storicizzato le varie cartelle dove io ho navigato, Vedete? Questa è la mia cronologia. Quindi posso andare direttamente di nuovo in immagini foto, richiamo di nuovo la mia cronologia, posso ritornare alla mia home perché MC ha storicizzato i miei spostamenti nelle cartelle. Stessa cosa anche sul pannello di destra con una cronologia sua, quindi i due pannelli qua, i due alberi di cartelle hanno cronologia indipendente. Stessa cosa, stesso principio della cronologia anche per il prompt dei comandi qui da terminale. Questo è un altro tipo di cronologia e viene richiamato con Alt più H minuscolo oppure ESC più H minuscolo. Quindi faccio Alt H minuscolo e vedete che esce una cronologia qua in basso. L'unico comando che ho fatto da quando ho avviato il programma era richiamare il manuale di MC, lo vedete qui nella cronologia. Manuale DMC, l'unico comando che ho fatto e posso sempre richiamarlo pronto per essere eseguito. Ecco, che questo è importante. Se come dire, si impara o si desidera usare pesantemente MC, è importante anche conoscere queste cose per velocizzare il nostro lavoro. Poi andiamo avanti un po' più in dettaglio nella strutture nell'uso dell'interfaccia, quel doppio pannello sinistra-destra. Vi sarete già chiesti come si fa a passare da un pannello all'altro, quindi perché va bene averne due, ma devo pur arrivare senza mouse dall'uno all'altro, semplicemente usando il tasto Tab, il tabulatore della vostra tastiera. Alternativamente passa da destra a sinistra, sinistra-destra, quindi premo Tab e il come dire, il pannello, l'albero di cartelle attivo in quel momento ha qui in alto, in quella zona qui, evidenziata la cartella corrente. Quindi vediamo, io qui mi metto, adesso sto lavorando, vedete, è evidenziato qui, sto lavorando sulla parte destra e entro per esempio nella cartella scaricati, faccio tab e attivo adesso la cartella di sinistra e che ne so. Entro nella scrivania per dire e vedete qui che alternativamente scrivania adesso è evidenziato perché sto agendo, sto lavorando sulla parte sinistra, rispettivamente scaricate, rispettivamente scrivania. Ecco, qui si alterna il passaggio da una parte all'altra dei due alberi. E questo naturalmente è comodo per le operazioni, come dicevo poco fa, di copia, sposta, incolla fra due cartelle diverse, perché io posso selezionare un file qui e dire questo qui lo voglio copiare e mettere di là per dire ecco allora per esempio l'operazione di copia vedete sotto i tasti funzione in fondo c'è il numero 5 copia quindi io devo attivare la funzionalità di copia F5 e cosa vediamo per difetto la funzionalità di copia cosa dice? Ok, ti prendo questo file che era evidenziato in questo momento, uno, non ne ho selezionati più di uno, dice questo aramacao.jpg, lui lo prende per difetto, è lui, e sempre per difetto dice ok, dove te lo metto?
te lo metto nella cartella indicata, posizionata nel pannello, nell'altro pannello, quello di destra, perché sto lavorando su quello di sinistra, dico voglio copiare questo file e lui automaticamente dice ok, ti posiziono già, vedete la cartella scaricati e qui mi mette già scritto la cartella scaricati. Se faccio semplicemente ok, in questo momento lui mi copierebbe il file ARAMAcao JPG nella cartella del pannello di destra. Vedete, questa è la comodità di avere i due pannelli affiancati. Per navigare qua, in questi dialoghi, in queste finestrelle che appaiono sovraesposte, si può usare il tabulatore. Vedete, il tabulatore passa tutti i campi che sono modificabili, il tabulatore. Oppure si può andare anche con le frecce della tastiera, di qua e di là. La stessa cosa, si riesce a navigare con le frecce della tastiera. Per attivare o disattivare queste opzioni, che queste sono opzioni, bisogna premere lo spazio. Ecco, quindi tipo conserva gli attributi, è attivo per difetto, voglio disattivarlo, premo lo spazio con l'opzione selezionata e vedete che non c'è più la X, è disattivato in questo momento. Quindi farà una copia senza quell'opzione attivata. Invece io la rivoglio. Scendo qui, di nuovo premo lo spazio, vedete che è apparsa la X, quindi è attivata quell'opzione lì. Quando sono a posto, basta che mi posiziono sull'ok e faccio enter e lui mi copia ARAMAcao di là. Faccio ok e vedete che immediatamente è apparso ARAMAcao di qua. Ok? Quindi vedete che è comodo per navigare fra i file in due zone diverse del file system, così come per l'operazione di copia, sposta e incolla. Quindi voi vi posizionate da una parte dove avete i vostri file di partenza, dall'altra dove volete che arrivino i file e siamo a posto e la cosa funziona in modo molto comodo, eh? Se voglio copiare più file, torniamo a sinistra. Vi faccio vedere giusto queste operazioni semplici, le classiche copia e incolla e così, non tanto di più, perché sennò, appunto, ripeto, non finiamo più questo video e un file manager fa queste operazioni di base. Ecco, quello che dicevo prima, con il tasto INS posso selezionare più di un file, quindi seleziono questi due, di nuovo ARAMAcao e Ori, vedete, sono diventati giallini, vediamo un po', voglio copiarli di là, faccio la stessa operazione. Quindi attivo tasto funzione F5 e vedete che adesso qua in alto non mi dice più il nome del singolo file che ho copiato come primo, mi dice già che sono due i file sorgenti da copiare, dove sempre lì in quella cartella, a me sta benissimo, quindi mi posiziono sull'ok e faccio ok. E ecco, il file ARAMAcao JPG dice guarda che esiste già comunque quel file lì, eh? Cosa vuoi fare con quel file lì? E qui mi dà le opzioni, sovrascriverlo, sì, no, aggiungi, attacca, francamente non lo so se vuol dire aggiungi qualcosa a quel file o aggiungilo, magari con un altro nome, non lo so, sovrascrivi tutto perché se fossero, che ne so, 100 file a uno, sarebbe noioso. Aggiorna quello che esiste e non far nulla, eccetera, eccetera, oppure sovrascrivi solo se la dimensione è diversa. Vedete, da varie opzioni. Qui potete poi provarle, ripeto, approfondire per conto vostro se vi interessa conoscere meglio questo programma. Comunque, io dico sovrascrivi questo file, ma sì, va, facciamoglielo fare tanto. Enter. L'altro non esisteva e vedete che qui nel pannello di destra sono apparsi due file. A questo punto non mi interessa averli lì, era solo un esercizio. Li seleziono qui sulla destra perché voglio eliminarli. Quindi quei due file che ho appena copiato li voglio eliminare. Allora, qui in basso vedete che per eliminare tasto funzione 8, quindi F8. F8 mi dice elimina due file, sì oppure no, col suo bel colore rosso perché eliminare è pericoloso. Quindi attenzione, ripeto, non passa dal cestino e quindi una volta eliminati lì sono persi. Quindi dico di sì perché so che li ho copiati da un'altra parte dove esistono già, e
E via, sono spariti i due file, siamo tornati al punto di partenza. Vedete, come sempre, come dire, questi programmi da terminale possono sembrare in un primo momento più macchinosi che far semplicemente puntare con il mouse e fare clic, o tasto destro, clic, eccetera. Possono sembrare un po' più lenti, un po' più macchinosi, ecco. Però poi alla fine, se ci si prende l'abitudine, secondo me, adesso. Se anche voi siete principianti come me, avete sempre bisogno di far cadere l'occhio in basso e dire qual è già il tasto funzione per copiare, qual è quello per spostare, qual è quello per. Ma una volta che avete preso la mano, li conoscete a memoria e non dovete neanche più andare a leggervi i tasti funzione, li fate automaticamente. Quindi alla fin fine la velocità operativa, se addirittura non è superiore che con un file manager grafico, ecco, probabilmente chi veramente ha. Come dire, ben la mano usare un programma come questo sarà anche più veloce che non con un file system, un file manager grafico, ecco, secondo me. Poi, comodo per vedere la stessa cartella ordinata diversamente fianco a fianco. Ecco, chiaramente ci sono le possibilità di, come dire, c'è la possibilità di ordinare per un certo numero di caratteristiche i file, come qualsiasi file manager, quindi voi potete essere anche posizionati sulla medesima cartella sia a sinistra che a destra, ma ordinarle in modo diverso, per nome di qua e che ne so, per data modifica di là, per un qualsiasi motivo operativo vostro, eh. Quindi potete fare anche questo con i due pannelli affiancati. Poi si può avere l'anteprima di un file elencato in un pannello e visualizzata nell'altro, opzione menu vista veloce. Ecco, questo è interessante. Naturalmente visualizzare i file di testo, Qui non stiamo parlando di file particolari come i PDF o che ne so, i file di LibreOffice, ecco, file CSV, file di testo, quelli basati su testo normale. E non i video, queste cose ovviamente. Cerchiamo di posizionare il programma per quello che può fare a livello di interfaccia caratteri da terminale, quindi può visualizzare i file di testo tranquillamente. Ecco, giusto per mostrarvi un esempio, attivo. Allora mi metto, vediamo un po' a destra qui dove c'è. Vediamo un po', sì, c'è un file di testo qua, c'è un file di testo lì, un CSV qua, sì, non c'è tantissimo, ma insomma, magari ce n'era di più sulla scrivania. No, vabbè, fa niente, mi posiziono qui sul mio bel file di testo. E attivo appunto è l'opzione menu vista veloce, quindi sono qua, attiviamo il menu, quindi F9 e dico vista veloce, è proprio questo, e non elenco file che è quello che stiamo vedendo adesso, ma vista veloce, quindi vista veloce. Ecco, proprio il contrario di quello che volevo fare, scusatemi, eh. Perché io in realtà volevo la vista veloce dei file di destra, non quello di sinistra, scusate, ho sbagliato. Quindi elenco file, torno alla normalità e mi posiziono sul pannello di sinistra e dico vista veloce. Vista veloce, eccoci qua. Ok. Sì, qui è questione anche qui di abitudine, ovvero la vista veloce l'attivo su un pannello per vedere il contenuto dei file dell'altro pannello, quindi ci siamo capiti, prima avevo sbagliato, ma ecco, mi posiziono sul file di testo, ecco, almeno questo è leggibile, perché gli altri, come vedete, escono dei simboli che si capisce poco e niente. Ok. Questo è un altro file di testo, va benissimo. Ecco, comunque, quello che volevo mostrare con questa vista veloce è che attivata su un pannello, nell'altro pannello non fate altro che andare su e giù con le frecce della vostra tastiera e ciò che è visualizzabile, ecco, vedete alcuni danno anche errore perché non riesce a visualizzarli, comunque,
ciò che è visualizzabile, i formati che hanno senso, quelli di testo, riesce a mostrarvi. Ecco, stiamo su questo che è un file.txt e vedete che qui c'è il contenuto del file.txt. C'è la possibilità anche di ampliare questo pannello in modo da poterlo vedere tutto più esteso e non solo confinato nella sua zona di sinistra in questo caso. Come si fa? Con il tasto funzione 3, qui mostra, tasto funzione 3, ecco qua, ups, eccomi. Quando faccio clic sulla scaletta mi dimentico sempre di dare il fuoco al terminale. Tutte le volte agisco con i tasti funzione sulla scaletta C20 e non qua. Allora, F3 e vedete che si è ampliato il pannello per mostrarmi il contenuto di quel file di testo. Qua e qui potete vedere tranquillamente il vostro file di testo come se lo apriste in Gedit o in Nano, nell'editor Nano. Qui in più c'è anche, vedete, sono cambiati i tasti funzioni sotto perché sono contestuali a quello che stiamo facendo. C'è anche il tasto funzione F4, quindi la visualizzazione esadecimale. Questo per noi, come dire, utenti comuni dirà poco, ma per un tecnico o per un programmatore o per uno sviluppatore, poter vedere le posizioni in esadecimale di un file può essere importante. Quindi con il tasto funzione F4 si alterna il testo normale e la visualizzazione esadecimale. Vedete che la potenza di questo MC salta fuori man mano che andiamo avanti. Così come, scusate, è possibile avviare un editor. Quindi modificare questo file non direttamente in MC, ma MC si appoggia a un editor, tipicamente Nano, per esempio, che siamo già abituati a vedere da vari video sul mio canale. Per esempio, avrete già visto in passato che uso questo Nano come editor da terminale per modificare i file. Ecco, c'è la possibilità di modificare quindi questo file appoggiandosi a un editor esterno. Quindi in questo caso tasto funzione F3 esci, usciamo da questa visualizzazione. Ah, a tutto e dagli, scusate, ma proprio oggi non sono in forma. Me ne ricorderò prima o poi. Ecco. Ok, siamo usciti da questa visualizzazione a tutto schermo e dico voglio aprire l'editor per modificare questo file. Vedete che c'è tasto F4 modifica, sono già posizionato sul file txt, faccio F4 e mi si apre Nano direttamente. Vedete, mi si è aperto il famoso editor di testo Nano con quel file. Quando ho finito le mie operazioni, faccio Ctrl, ma in questo caso X perché non ho fatto niente, e torno al mio Midnight Commander. Qui c'è una particolarità che la prima volta, se voi installate MC la prima volta e per la prima volta richiamate la funzionalità di modifica, questa qua, vi verrà chiesto quale editor fra quelli installati sul vostro sistema Linux volete usare, perché Nano non è l'unico, ma ci sono altri più complessi di editor di testo a livello di terminale. Quindi noi ci concentriamo su Nano perché è il più, come dire, più user friendly, ecco. Se si vuole però, se si cambia idea o se si vuole provare un altro editor o se qualcuno di voi è più un tecnico e quindi sa usare, che ne so, l'editor V, Emacs o altri tipi di editor installati sul proprio sistema, nulla vieta di selezionare quello come editor da avviare. Per riproporre questa scelta, che non è successa qui da me perché sono già passato una volta e quindi gli ho già detto di usare il Nano per difetto, per farvi ripresentare questa scelta dell'editor, dovete usare il comando select editor qua. Quindi voi scrivete qui select righetta editor e vi ripropone lo stesso menu che vi appare la prima volta che usate questa funzionalità. Vedete che io ho già l'opzione 2 impostata che corrisponde al Nano.
e già i programmatori di MC hanno già messo che questa è la scelta più facile, Nano è l'editor più semplice da usare. Tuttavia nel nostro sistema c'è MC Edit, Vim ed altri editor, però noi stiamo tranquillamente sul Nano, quindi gli diciamo 2, Enter, e così dalla prossima volta vi si aprirà Nano direttamente per modificare i file di testo. Ecco. Adesso, si possono avere informazioni tecniche su un file? Ecco, quest'altra opzione è simile alla vista. Alla vista veloce, però vi mostra informazioni tecniche sui file, non il contenuto dei file. Adesso io qua torno sul mio MC, mi posiziono sul pannello di sinistra, richiamo il mio menu e dico che non voglio la vista veloce, ma voglio la vista info. Ecco, la vista info, vedete che cambia il tipo di contenuto del pannello, e qui ci dà delle informazioni tecniche sui file che facciamo scorrere sulla destra. In questo caso non c'entra niente il formato del file, quindi non darà errori, perché per ogni formato di file comunque ha delle caratteristiche tecniche ogni file, e non è il contenuto. E vedete che vi dà la posizione sul disco, vabbè, cose tecniche, i permessi su quel tal file, chi è il proprietario, ovviamente io, il mio file nella mia home, la dimensione, quando è stato cambiato, modificato, aperto l'ultima volta. Vedete, oggi è settembre alle 21:27, è stato aperto un attimo fa, quando vi ho mostrato l'editor Nano. Il file system parte dalla RUD, dalla prima cartella, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo disco, tipo di file system, EXT4, spazio libero del disco, eccetera. Vedete, alcune informazioni tecniche. Questa è un'altra vista, un'altra possibilità di vedere queste informazioni. Ok? Adesso io richiamo il menu perché voglio togliere a sinistra queste visualizzazioni particolari, voglio tornare all'elenco file, e torno all'elenco file e siamo a posto. Ecco, un'altra caratteristica, e siamo praticamente alla fine di questo video, pochi punti. Alla fine di questo video, ma naturalmente non alla fine delle funzionalità molteplici di MC. Avete visto già solo dai tasti funzione, da quel poco che vi ho mostrato, veramente poco. Vi ho mostrato le operazioni veramente minime, base. E quel poco che vi ho mostrato, però, è molto più ampio. Avrete già capito che è molto più ampio. MC, basta guardare e dagli, ma stasera è così, continuerò a sbagliare fino alla fine del video. Allora, fuoco sul terminale, quindi richiamo il menu. Avete visto qui che ci sono molte più opzioni e informazioni che quelle che vi ho mostrato, molte più funzionalità. Le opzioni, la configurazione di MC, l'aspetto, le opzioni del pannello, le conferme, se devono essere visualizzate o no le conferme delle operazioni, salvare la configurazione, i comandi proprio tipo trova file, il menu dell'utente, che poi il tasto funzione F2 è questo qui, vedete qua in basso è menu, è questo, lo scambio fra pannelli, quindi fare lo switch destra-sinistra, cioè non vi ho mostrato nulla di questo, ma basta che aprite il menu e scorriate le varie opzioni una per una. Certe sono anche intuitive come sono descritte, altre potete cercare sempre nel manuale o in rete a capire cosa significa una tal funzione. Vedete che sono molte, sono tante. Seleziono qui sotto file, vedete vista file, copia, incolla, queste qui le varie operazioni, mostrare il proprietario del file, fare i collegamenti, eliminare, creare directory, selezionare per gruppi di file con certe caratteristiche, deselezionare o invertire la selezione, insomma si può fare di tutto, è un vero file manager completo, bisogna dirlo. E ovviamente il menu sinistra rispettivamente a quello destra sono uguali, però uno agisce sulla parte destra, l'altro sulla parte sinistra. Ecco, avete visto. Quindi c'è molto di più di quello che vi ho mostrato, anche se siamo praticamente alla fine del video. E secondo me vale la pena anche approfondire in caso di bisogno, come ho detto all'inizio del video, ci fossero dei problemi con l'interfaccia grafica, vale la pena magari approfondire almeno questi programmi di base, di lavoro di base, che sono molto utili. Varrebbe la pena approfondire un attimo, perché
almeno provarli un po' per sapere come funzionano e al momento buono del bisogno lo si sa già. Ecco. Quindi finiscono questi ultimi punti. Dunque, è disponibile anche una funzione chiamata Virtual File System che permette che cosa? Permette di visualizzare gli archivi compressi come se fossero normali cartelle. Ok? Basta premere Enter su un archivio compresso e attendere che venga analizzato e poi viene elencato come una qualsiasi cartella. Anche questa è una funzionalità mica da ridere per un programma a terminale così che potrebbe sembrare limitato rispetto a uno con la grafica, ma non è tutt'altro che vero. E quindi vediamo un esempio di quello che ho appena detto. Vado a prendere un archivio compresso, vado a prendere un archivio compresso, entro nella cartella dove so che ce n'è almeno uno, è un po' grosso, è più di 400 mega da quelle parti lì, quindi ci vorrà un attimino. Ecco, questo è un archivio compresso, quindi tipo lo zip. Non è punto zip, ma fate conto che sia come uno zip. Faccio enter, come dico nella scaletta. E io vedo che il disco del mio PC sta girando, quindi è un po' grosso, dobbiamo aspettare un attimo. In questo momento cosa sta facendo MC? Dietro le quinte sta praticamente aprendo questo archivio compresso, analizzando la struttura interna di cartelle file, a seconda di quello che trova, e poi ce lo presenterà né più né meno come le cartelle e i file che vediamo qui normali. Ecco, l'ha già aperto, vedete che in questo momento qui stiamo navigando nell'archivio compresso, diciamo così, decompresso temporaneamente. Quindi contiene una cartella, ci entro e qui contiene dei file, per quale a sua volta un altro ulteriore archivio compresso, zip, ma lasciamo stare per carità. Però vedete che sto navigando, una volta aperto, né più né meno che come fosse una cartella normale del nostro file system, del nostro disco. E questo è, trovo notevole, un'altra potenzialità di questo file manager MC. Posso uscire, quindi col classico due punti, e salgo nell'ultima, o meglio, nella prima posizione del pannello, sempre per andare in su di una cartella, uguale anche di qua. E se voglio andare su verso la home, scelgo i due puntini e salgo di un livello, se no rientro nella mia scrivania. Uguale anche qui, sono nel file compresso, scelgo i due punti, esco e qui sono di nuovo fuori, sono nel mio file system normale. Salgo, sono di nuovo lì, salgo, sono di nuovo scaricati. Rientro, rientro, rientro e vedete che è già stato scompresso una volta, l'ho ancora in memoria. Dietro le quinte io posso navigare il mio archivio compresso. Questo non è male, questa funzione VFS. Ecco. Ultima cosa, per chi ne fa uso, forse anche per persone più tecniche, non utenti, come dire, come dico sempre io, comuni, normali come noi, è raro, quasi mai capita, o praticamente mai, di dover usare, perlomeno, come dire, direttamente protocolli FTP o SFTP, FTP securizzato per trasmettere i file, ma questo MC fa anche questo. Lo vediamo nelle opzioni menu, quindi non mi connetto un FTP perché non ho mezzi per farlo, non ho un file, un server su quale farlo. Comunque vedete che nei menu qui destra o sinistra io posso impostare una connessione FTP o FTP sicura. Si fa enter e lui chiede il nome del server, eccetera, eccetera, poi chiederà altri dettagli per poter accedere user password a questo server FTP, rispettivamente l'FTP securizzato che avrà i suoi parametri di connessione. E cosa succederebbe qualora andassimo avanti a connetterci? Sicuramente il contenuto del server FTP sarebbe visto esattamente così come lo vediamo qui. A cartelle che si naviga su e giù, si va su e giù, a cartelle esattamente come il nostro file system locale. Lì si potrebbe copiare sul file FTP, rispettivamente prendere dei file dal server FTP e salvarli localmente sul nostro PC, eccetera, eccetera. Funziona tutto così, quindi vedete che i due pannelli sono molto comodi per lavorare in ambienti diversi.
differenti. E quindi, parlando di FTP, addirittura qui potremmo essere, non so, sulla sinistra siamo sul nostro disco del nostro PC, qui sulla destra siamo su un server FTP che può essere anche dall'altra parte del mondo, vediamo i suoi file, possiamo prelevarli rispettivamente e caricarci qualcosa. Ecco. Con questo e con le immancabili note di fine scaletta con tutti i vari link ai quali potete riferirvi per approfondire l'argomento, ho concluso anche questo video sul file manager da terminale, che trovo appunto, ripeto ancora per l'ennesima volta, un prodotto, uno strumento decisamente interessante, snello, rapido. Una volta che, come dire, ci si è fatto l'occhio, l'abitudine, è anche chiara come interfaccia, pulita, semplice da usare, tutto sommato, e appunto funziona da terminale. Quindi, se siamo nei pasticci, tranquilli, con MC abbiamo veramente un ottimo potente file manager nel nostro terminale a nostra completa disposizione. Ecco, con questo vi saluto, vi attendo alla prossima occasione e ciao ciao!